attenzione ragazzi, attenzione! È stato avvistato un Glamrock Freddy selvatico in un centro commerciale! Non sto scherzando, è vero! Ragazzi, Glamrock Freddy ha avuto la malsana idea di uscire allo scoperto e di girare e farsi una passeggiata per un centro commerciale che doveva comprare la spesa alla nonna, non lo so. Insomma, qualsiasi cosa dovesse comprare oltre la carne di Wally, di agnello, sono molto contento di questo. Perciò, se non vuoi ritrovarti un Glamrock Freddy arrabbiato a casa tua, iscriviti al canale, lascia un like ed attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Possiamo andare a vedere. Allora, qua abbiamo un tizio che si chiama Salsa Regolare. Ok, questa Salsa Regolare ha deciso di creare la ricetta perfetta della salsa perfetta con Glamrock Freddy. Quindi ha iniziato a costruirlo e poi l'ha portato all'arcade. Però prima di vedere questo video, che sicuramente sarà epico, voglio vedere com'è questo Glamrock Freddy. Glamrock Freddy cosplay mascella test. Aspetta un attimo, non è che mi schiaccia la testa con quella mascella. Va bene, proviamola. Salsa Regolare, mi faccio vedere com'è questa testa. Do you see that small vent on the floor? Have you ever heard of Among Us, Gregory? Sta fosse reale! Com'è possibile che sia reale? Con quale meccanismo? Ragazzi, scusami, lui muove la bocca e automaticamente Freddy muove la bocca? Ma perché fa inquietudine che gli manca un occhio? No, Freddy, che cosa ti è successo all'occhio? You need to vent. I know it will be hard for you to be sus. But I know you can do it, Gregory. Sono rimasto sconcertato e contento allo stesso tempo. Questo costume merita almeno 10.000 like. Non so se ce la faremo mai ad arrivarci, però uno ci prova. I will just say we were both in security watching. Cioè, guardate, è un genio questo Regolare Salsa. Bravissimo Regolare Salsa. Ti faccio i miei applausi. Ragazzi, applausi a Regolare Salsa. Brava. Questa era solo la testa, solo la prova della mascella. Non so con quale meccanismo si muova, ma credo che ci sia qualcosa di mezzo. Ma adesso eccolo qua. Glamrock Freddy test cosplay. Vai. Cioè, tu mi stai dicendo che questo è un cosplay di Glamrock Freddy? Tu mi stai dicendo che sta roba è reale? Me lo voglio portare a spasso con la nonna! Ma è bellissimo! Sì, però che problema muoversi dentro quella tuta! Guarda, spero che tu non rimanga schiacciato dalla tuta. Non vorrei che diventassi un nuovo Purple Guy. Chissà quanto lavoro, chissà quanto ci ha messo di impegno per fare questo cosplay. Chissà soprattutto quanto allenamento ho dovuto subire come Goku per mettersi sta cosa addosso, che peserà 50 kg solo a vederla. Cioè ragazzi, questo è reale, questo è un cosplay reale. Non è un render, cioè non è una cosa 3D. Ripetiamolo, è vero. Molti non possono capire, ma cioè questa è proprio plastica. Salsa Regolare, tu sì che sei un mito. Voglio comprarmi tanto di quella salsa adesso. Wow. Yeah, vai. Ma ora è giunto il momento. Iniziamo a portare Glamrock Freddy all'arcade. Vai. Incredibile, i sogni di una vita che si sono rivelati in realtà. Glamrock Freddy che entra in un vero arcade game. Eccolo. Uè. Ma è stupendo, c'ha pure il microfono. Ma ragazzi, ma canta. Cioè, ma fa paura. Se io fossi un ragazzino e mi trovassi davanti Glamrock Freddy, questa sarebbe la mia faccia. Ok, Glamrock Freddy va in giro per l'arcade. Speriamo che i bot non lo massacrino di bot. Ma ci provi a giocare in qualcosa, Glamrock Freddy? Non lo so, ad una macchinetta? Attenzione, Glamrock Freddy ha adottato una delle macchinette mangia soldi. Gli mangerà anche a lui i soldi? Sì, ci prova, ci prova. No, Glamrock Freddy, non...
Mi sa che non funziona. Oh no, poverino. Voleva giocare ma non ce l'ha fatta. Ma com'è che ha fatto gli occhi? Cioè, perché guardate gli occhi come si chiudono perfettamente. Wow, fantastico. Sigle, però che freddi. Fatti la foto con tutti. Cavolo, io 50.000 foto farei con lui. Io faccio i complimenti veramente a questa salsa ragù per aver fatto questo fantastico costume. Ora va nella Victory Zone. Casomai è la zone meno frequentata, perché chi cavolo vince male le macchinette? Quanti punti ci vogliono per ricevere uno spazzolino dalle macchinette? Spendo meno a comprarmelo. Attenzione, dov'è Gregory in tutto questo? Gregory, dov'è finito? Manca solo Gregory, poverino. Glamrock Freddy, cosa fai dentro Gregory? Aspetta, no, non mi dire che tu lo sei mancato. Non mi dire che c'è qua. Round 1, adesso siamo al bowling. Freddy al bowling. Ha bisogno di una power station. Ragazzi, si è scaricato. Si è scaricato. No, che brutto. Ovviamente va anche in giro per il centro commerciale. Magari vuole che qualche caramella. Guardate, qua ci sono tutti i Pop It. Abbiamo avuto un problema nel centro commerciale e abbiamo avuto bisogno di ritirarci. Perché che problema c'è stato al centro commerciale? Non mi dire che tipo lo inseguivano tutti. Magari l'hanno picchiato anche, però credo. Ah, in tutto questo stavano dando ora. Lei fa il cosplay di Vanessa, ha i capelli biondi, c'ha la cosa della sicurezza. Quindi sì, è Vanessa. Ciao bambino! Ciao piccola bambina! Ti ha doccato! Oh, scappa! Scappa bambina! Ti prego, salvati! Ti può mangiare! Infatti, avete visto la bambina come si stava ritirando? Cavolo, ma quanto caldo sentirà dentro quel... costume? Secondo me assai. Tu non hai una carta e non puoi farlo, mannaggia! No! Ragazzi, crossover più epico di sempre. Friday Night Funkin' DDR Revolution e Glamrock Freddy. Wow, che pose. Ciao, ah, non può muovere forte il braccio. Ah, è entrato in rest mode, in riposo, ok. È entrato in modalità riposo, addio. Va bene, è molto bello questo costume. Se me lo trovassi davanti darei un grandissimo abbraccio. E nulla ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un sacco di pollice in su. E mi raccomando, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao.